Ciao a tutti, benvenuti dal vostro Christian Neares. Eccoci tornati con la nostra simpatica Xbox One e ancora FIFA 17 con la seconda sfida, pacchetti misteriosi Natale Foot, che è qui alle porte. Praticamente è una scadenza di 8 ore, quindi mi pare 23 ancora. Adesso non lo fa vedere, sì, 23 ore praticamente. E direi di partire già subito con la lista dei giocatori che ho trovato. Giocatori che ho trovato a parte 1, quindi le prime proprietà hanno una particolarità, cioè se le trovate nel pacchetto hanno già l'intesa squadra, quindi praticamente ha un'intesa maggiore, come potete vedere dal bollino verde che c'è lì, vuol dire che sono già fedeli alla squadra, alla società, quindi vuol dire che hanno un'intesa maggiore e quindi se non avete bollino verde ovviamente ha un'intesa inferiore. Quindi io ho raggiunto la valutazione dell'intesa, anche perché sono tutti i giocatori che ho trovato dei pack opening, che preventivamente me li sono tenuti appunto per sfruttare queste occasioni. Allora, praticamente il regalo è sempre un pacchetto misterioso, però questa volta anziché di 3.000 parte da 4.000. Quindi io ho pagato, se volevo avere un giocatore, un portiere, perché ne avevo bisogno, perché non avevo portieri, e quindi l'ho pagato 400 crediti. Quindi il massimo che ho pagato è 400 crediti, ma adesso vedrete tutto. Allora, praticamente, per rispettare la richiesta era di giocatori dello stesso campionato massimo a 3, giocatori nella stessa nazionale massimo 4, no, massimo 6. La valutazione 75, io sono arrivato proprio a pelo, aspettate, leggo da qua, forse mai. Valutazione complessiva squadra 73, quindi io sono andato oltre. Intesa squadra 75, e lì ci sono, di gran lunga. Quindi sicuramente, anche se non avete bollino verde, con questi giocatori raggiungete sicuramente l'obiettivo. E 11 giocatori, vabbè, quelli non male. Allora, dico questo perché comunque sono un punticino in più che vi dà il bollino verde, quindi non è tantissimo, però con la somma sono 10 giocatori. E quindi è normale. Con tutti i giocatori trovati dovreste arrivare a un'intesa più o meno di 78 o 79, forse, perché io ce n'ho uno che non ha il bollino verde. Se la matematica non è un'opinione. Allora, partiamo subito dal portiere. Portiere, codice fiscale, non lo dico. L'ho pagato 400 crediti perché è l'unico che ho trovato. Poi vi metto i nomi dei giocatori. Quelli con di fianco PP. Non è che sono lì a urinare, sono pipì, non è neanche povero pirla, ma è primo proprietario. No, preferisco specificarlo perché sennò magari si potrebbe pensare male. Allora, questo portiere l'ho pagato 400 crediti e quindi proprio bella scialla. Direi di passare al difensore, perché la difesa 3, Rogala, che è primo proprietario, è un giocatore bronzo ed è polacco della Polonia, Lega Polacca. Herbert, che è brasiliano, anche lui, se non erro, è della Polonia. Non mi sbaglio, adesso controllo dal file che mi sono fatto. Sì, anche Herbert della stesso campionato di quello di prima. Poi abbiamo Ordez, sì, che lui gioca invece in Ucraina, e ovviamente è ucraino, anche lui è primo proprietario. Ionov, che non sono riuscito mai a vendere, ho detto vabbè, dai, lo buttiamo dentro. Quindi è primo proprietario, che lui gioca nella Lega Russa. Centrocampista centrale Zagoev, che lui non sono mai riuscito a vendere. No, questo non lo posso proprio vendere. Quindi è un primo proprietario di uno di quei pacchetti che non si possono rivendere i giocatori, e quindi l'ho buttato nella mischia. Paraná, penso che si dica così, giocatore brasiliano che gioca simpaticamente nel Giappone. Poi Ismaili, che è un terzino sinistro che gioca in Ucraina, però essendo brasiliano fa intesa col giapponese. Sono furbo su queste cose. Lassen non è un COC, ma è un CC, come potete vedere, però non incide molto sull'intesa. Adesso non so se senza bollino verde ha un'intesa inferiore, però voi provate, mal che vada,
trovate un COC della seconda Liga Spagnola. Tanto io questo ho trovato senza dover stare lì a comprarne alcuni. Guerra, quindi ci manca soltanto la pace, quindi facciamo guerra e pace, siamo tutti simpaticamente più attivi. Guerra è spagnolo, gioca anche lui nella seconda Liga Spagnola, in modo tale che fa intesa con il nostro simpatico COC che non è un COC. Rodri anche lui gioca nella seconda Lega Spagnola, sto notando adesso che ha un piede debole 4, quindi non dovrebbe essere neanche malvagio come caratteristica, vediamo. Potrebbe essere un giocatore buggato, un attaccante che ha un tiro così debole, però il 6% non è male. Anche lui gioca in Spagna 2 e quindi fa intesa fa un trio di intesa, come potete vedere, come Spagna 2. Niente, direi che ho raggiunto con un'intesa 88, ma tenete conto che ancora una volta, se preferisco specificare, che ho pollini verdi, quindi vuol dire che potreste trovare con 10 pollini in meno 78, però andrebbe bene lo stesso se prendete questi giocatori. Se trovate poi un COC che gioca in Spagna 2, ancora meglio, soprattutto se è spagnolo, sarebbe proprio fabille. Quindi nulla, valutazione 75, come potete vedere ho rispettato tutto, quindi direi di salutarci questa simpatica canaglia di squadra, che francamente non me ne faceva assolutamente nulla, e vediamo un po' che cosa ci riserva il destino. Eccoci qua, praticamente il pacchetto è questo, adesso svegliamo un attimo qual è questo pacchetto misterioso. Apriamocelo simpaticamente, gli altri pacchetti li aprirò più avanti. E ho baccato il minimo indispensabile, quindi 4.000 crediti, che sarà da aggiungere i miei 290.000 crediti, che utilizzerò poi a Capodanno, quando ci saranno le nuove formazioni, non proprio a Capodanno, comunque quando usciranno le squadre Totti, sembra Totti o Tots, questo non lo so, me lo deve confermare mio nipote esperto su queste cose, io mi confondo sempre, c'ho la memoria un po' farlocca. E poi farò un mega pack opening con la speranza di trovare qualcuno, spenderò 200.000 crediti, niente, quindi niente, speriamo di trovare qualcuno di interessante. Se riesco magari lo faccio con i miei nipoti o con qualcuno, vediamo un po' cosa ne salta fuori. Quindi direi di aggrapparci questi simpatici 4.000 crediti che intanto avete guadagnati. Questi pacchetti li aprirò più avanti, poi lo capirete solo vivendo. E niente, ci vediamo. Spero che questo video vi sia d'aiuto. Ovviamente nella lista, nella descrizione, ripeto, vi metto i giocatori. Quando è l'unico giocatore quanto l'ho pagato e niente, spero che la cosa vi sia stato di aiuto. Se vi è piaciuto un bel pollicione non guasta. Se non siete iscritti al canale iscrivetevi pure che la cosa vi farebbe molto piacere e ci vediamo col prossimo video. Ciao ragazzi!